Signore e signori, bentrovati e buona domenica in compagnia del TG6 La Settimana. Giornata di grandi emozioni, quella di lunedì non solo per l'Aquila ma per l'Abruzzo intero. Il Santo Padre nel giorno dell'apertura della Porta Santa dice: questo può diventare la capitale del perdono. A tutti rinnovo il mio saluto. Benedico di cuore voi, le vostre famiglie e l'intera cittadinanza. Siamo Nanzi. In Abruzzo, territorio da sempre forte e gentile, lo Iemo Annanzi, pronunciato da Papa Francesco, rinsalda la grande volontà di resilienza di una popolazione troppo spesso martoriata dalle calamità naturali. Un messaggio che butta acqua sul fuoco e spegne in mondovisione anche le tante voci di un suo farsi da parte, come il predecessore Ratzinger. Papa Francesco all'Aquila per aprire la porta della perdonanza. Dopo l'arrivo in elicottero ha abbracciato i familiari delle vittime del terremoto del 2009, in cui persero la vita 309 persone. Voi, gente aquilana, avete dimostrato un carattere resiliente, radicato nella vostra tradizione cristiana e civica, ha consentito di reggere l'urto del sistema e di avviare subito il lavoro coraggioso e paziente della ricostruzione. Poi il pontefice è entrato nel Duomo, ancora inagibile, indossando un caschetto dei vigili del fuoco. In papa mobile, tra ali di folla dei fedeli, l'arrivo sul sagrato di Colle Maggio, presiedendo la messa delle 10. Il messaggio che ha diffuso è di non perdere mai la fiducia, di non scoraggiarsi davanti alle difficoltà, così come aveva fatto in mattinata il pilota del suo elicottero. Neve affitta. Tutto scuro, non si poteva. Il pilota dell'elicottero girava, 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 girava. Alla fine ha visto un piccolo buco e è entrato lì. È riuscito. Un maestro. Poi al termine la recita dell'Angelus dedicato al perdono e alla pace in Ucraina. Preghiamo per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della pace ravvivi nel cuore dei responsabili delle nazioni il senso umano e cristiano di pietà, di misericordia. E se la visita alla tomba di Celestino V, il primo papa che rinunciò al suo ruolo di pontefice, aveva nei mesi scorsi alimentato speculazioni, Francesco invece a sorpresa corregge Dante e dice: ma Celestino V non è stato l'uomo del no, è stato l'uomo del sì. Poi l'apertura della Porta Santa. Francesco è il primo pontefice a compiere questo gesto simbolico. Vestito con il pivale, percuote per tre volte i battenti dell'antico varco con un ramo d'ulivo che gli è stato portato dal sindaco Biondi. L'indulgenza che Celestino V ha concesso nel 1294 a quanti con il cuore contrito si sarebbero recati ogni anno ai vespri del 28 agosto si è rinnovata e dopo la visita il Papa è tornato in Vaticano lasciando in dono la proroga per un anno dell'indulgenza della perdonanza. Infatti, fino al 28 agosto 2023 i fedeli e i pellegrini che si recheranno all'Aquila potranno lucrare ogni giorno l'indulgenza plenaria partecipando ai riti in onore di San Celestino V oppure raccogliendosi in preghiera al cospetto delle spoglie del santo per un congruo spazio di tempo. Gli istituti superiori della provincia di Pescara, ad eccezione del Tito Acerbo, optano per la settimana corta. Accolta la proposta che era stata avanzata dal presidente della provincia De Martinis. Gli istituti superiori della provincia di Pescara adotteranno la settimana corta, in aula dunque dal lunedì al venerdì, accolta praticamente in toto la proposta avanzata nel corso di quest'estate dal presidente Ottavio De Martinis, che con una apposita lettera aveva invitato i dirigenti scolastici a prendere in considerazione questa opzione. Per due motivi. Uno era per il risparmio energetico che questa comporterebbe, ma non solo questo, anche da un punto di vista dell'inquinamento atmosferico, ridurre di una giornata la settimana scolastica risulterebbe essere importanti e meno impattante da questo punto di vista. E devo dire che c'è stata una grande risposta da parte degli agenti scolastici, tant'è che quasi la totalità delle scuole hanno aderito e quindi porteranno avanti l'orario
orario con una settimana corta, c'è il solo istituto di Tito Acerbo che non ha aderito, ma non perché non ritenesse insomma, giusta la soluzione, ma semplicemente perché aveva preso degli impegni già con gli studenti e con i professori e quindi non ha ritenuto di dover tornare indietro. C'è grande soddisfazione perché insomma, è una soluzione che potrà appunto portare giovamento a tutto il territorio. Incontri con la TUA stanno consentendo di calibrare al meglio gli orari delle corse a quelli di entrata e uscita degli studenti dagli istituti. In via di definizione, secondo De Martinis, anche la dislocazione di studenti in eccesso che si sono iscritti in due istituti, il Classico e il Volta di Pescara. In un caso abbiamo già risolto perché il liceo Classico che aveva avuto bisogno di 10 ore in più è stata sistemata in un istituto gestito dalle suore, di proprietà delle suore, e invece per quello che riguarda il Volta stiamo trovando una soluzione provvisoria perché anche questa è risolvibile nella misura in cui nel momento in cui i ragazzi del Marconi entreranno nella nuova edificio, io penso nel giro di un mese e mezzo o due, i ragazzi del Volta si trasferiranno al Fuxas, che è un istituto invece che abbiamo preso ancora in affitto per un anno. Diciamo che le componenti ci sono, a parte queste piccole difficoltà, tutte le componenti sono state trattate e tutte le problematiche sono state risolte. In piena campagna elettorale arrivano due leader nazionali in Abruzzo, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia a Pescara e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle a Chieti. Nel suo intervento la presidente di Fratelli d'Italia ha citato l'Abruzzo come esempio di buona amministrazione in un partito pronto ora a governare il paese. I numeri parlano sempre più di Fratelli d'Italia come primo partito in Italia e anche e soprattutto in Abruzzo. Ma guardi, sull'Italia vedremo, nel senso che io, come ho già detto, sono abituato a combattere le battaglie prima di dichiararle vinte e a prendere, diciamo, il consenso dei cittadini, raccogliere il consenso dei cittadini prima di commentarlo. Sull'Abruzzo invece c'è da fare un altro ragionamento, perché qui il consenso di Fratelli d'Italia sale grazie alla dimostrazione di una classe dirigente che tanto nelle amministrazioni quanto alla guida della regione sta dando dei risultati importanti, che vede, non sono risultati, come posso dire, di piccola strategia, no? Sono risultati di visione. Noi ci siamo presi degli impegni quando abbiamo scelto di indicare come Fratelli d'Italia, come nostro primo potenziale presidente di regione in una regione, l'Abruzzo, ci siamo presi degli impegni che riguardavano temi annosi e molto complessi da risolvere. Prima fra tutte la vicenda infrastrutturale. Oggi i risultati della regione, sia per quello che riguarda il potenziamento della Roma Pescara, sia per quello che riguarda l'aeroporto, sia per quello che riguarda insomma tutte le battaglie che abbiamo fatto su A24 A25, dimostra questa attenzione, così come la macro regione, cioè la capacità di lavorare, e noi l'abbiamo pensato, perché in Italia c'è un problema di divario nord-sud e c'è un problema di divario est-ovest, come sappiamo. Per cui ovviamente quando abbiamo anche candidato Francesco Acquaroli alla guida delle Marche, e quando abbiamo tentato con la Puglia, ragionavamo proprio della necessità di queste regioni di lavorare insieme per potersi rafforzare l'un l'altra e diciamo superare una minore attenzione che c'era stata da parte del governo nazionale. Quindi penso che proprio questa regione sia un simbolo e sia la migliore risposta che si può dare a chi oggi dice: ma Fratelli d'Italia sarà in grado di governare questa nazione? Fratelli d'Italia è stata in grado di governare l'Aquila con Pierluigi Biondi molto meglio dei sindaci che c'erano stati prima, e la regione Abruzzo con Marco Marsiglio meglio dei governatori che c'erano stati prima. E quindi questo per noi è un luogo simbolo nel quale non dobbiamo venire a raccontare che cosa faremo, possiamo raccontare che cosa abbiamo fatto. Il presidente del Movimento 5 Stelle a Chieti ha illustrato i punti essenziali del programma elettorale pentastellato ed è tornato anche sulla scissione vissuta dal Movimento alcuni mesi. I numeri non hanno premiato quella scelta, ha detto l'ex premier riferendosi alla mossa di Di Maio. Noi andiamo avanti coi nostri valori. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sotto lo slogan "dalla parte giusta" a Chieti per il suo tour elettorale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Proprio la città di Chieti è stata la più colpita dopo la fuoriuscita dal Movimento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha trascinato nell'avventura di impegno civico l'ex capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi e il deputato uscente Daniele Del Grosso, mentre nella vicina Pescara ad abbandonare la nave sono stati il senatore Primo Di Nicola e il deputato
deputato Gianluca Vacca, entrambi candidati nella coalizione di centro-sinistra. Però mi sembra che i sondaggi non stiano premiando la scissione. Da questo punto di vista non è il nostro orizzonte, noi siamo ben oltre. Ci è dispiaciuto ovviamente che alcuni compagni di strada abbiano completamente rinnegato il passato, abbiano fatto una scelta che oggettivamente abbiamo ritenuto incomprensibile, peraltro una scelta che ha terremotato l'equilibrio precario di maggioranza, perché è chiaro che ha innescato una spirale di fibrillazioni che poi ha portato anche alla caduta del governo. Però buona fortuna perché ha scelto una strada diversa, l'importante è che noi ci teniamo stretti i nostri principi e i nostri valori e continuiamo più forti di prima, con una maggiore chiarezza anche politica e coerenza, le nostre battaglie. Una piazza Gian Battista Vico gremita di tanti simpatizzanti ma anche di molti indecisi. Erano presenti tutti i candidati pentastellati alla Camera e al Senato e il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Domenico Pettinari. Il leader del movimento ha detto come la politica debba essere arma a favore del cittadino e noi dobbiamo fare i loro interessi. Dal palco anche riferimento alla regola del doppio mandato e che questa sia adottata da tutti i partiti. Poi i temi nazionali come caro energia e reddito di cittadinanza. Io consiglio a Giorgia Meloni, visto che vive dello stipendio della politica da tantissimi anni, che gli consente di poter beneficiare di 500 euro al giorno, di dedicare il suo ardore a ben altre battaglie e di non accanirsi contro i poveri e gli indigenti, che invece riescono a, semmai, a integrare quello che non hanno di che vivere con 500 euro al mese. Si preannuncia un autunno caldissimo per le nostre famiglie e le nostre imprese, bisogna recuperare ovviamente gli interventi perduti, tra cui quei 9 miliardi per quanto riguarda la tassazione degli extra profitti. Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì scorso ad Avezzano, dove la piccola Alessia, di origine albanese, che novembre avrebbe compiuto 12 anni, è morta a seguito del cedimento della trave che sorreggeva il dondolo con cui stava giocando, sconvolta un'intera comunità. Stava giocando sull'altalena nell'oratorio parrocchiale di San Pelino, frazione di Avezzano, quando la trave che sorreggeva il dondolo ha ceduto. Ha perso così la vita Alessia Prendi, di soli 11 anni, ne avrebbe compiuti 12 a novembre. La struttura era improvvisata, la trave che sorreggeva il dondolo era posizionata su due vecchi tronchi, questi hanno ceduto. Così la bambina è caduta ed è stata colpita dalla trave di legno. Nel luogo dell'accaduto, in quel momento, c'erano circa 30 bambini che stavano giocando. Le urla dei suoi amici hanno attirato l'attenzione di un infermiere libero dal servizio che si trovava nelle vicinanze, ha tentato di rianimarla mentre veniva dato l'allarme al 118. Le condizioni sono apparse da subito critiche, per questo è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che è decollato dall'Aquila. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di tenerla in vita. La bambina è morta all'ospedale di Avezzano per i traumi riportati a seguito dell'incidente. La chiamata ai carabinieri della compagnia di Avezzano, che stanno procedendo con le indagini, è arrivata intorno alle 19. Ieri sul posto della tragedia sono accorsi anche il vice sindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, e il vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Da ricostruire tutta la dinamica dell'incidente. Intanto l'intera area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Avezzano. Il PM della Procura della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha aperto un'inchiesta. La FLC CGIL dell'Abruzzo e di Teramo lanciano l'allarme sulla situazione scolastica del territorio a pochi giorni dalla riapertura della scuola. In Abruzzo ci saranno 2.700 studenti in meno dello scorso anno, 800 solo in provincia di Teramo, mentre si stima una perdita di migliaia di posti di lavoro tra docenti e personale ATA. Il 12 settembre in Abruzzo torneranno in aula 165.000 studenti, 2.700 in meno dello scorso anno. Contemporaneamente si perderanno migliaia di posti di lavoro, se ne stimano 2.000, tra docenti e personale ATA. La FLC, CGIL regionale e la Segreteria di Teramo lanciano un allarme sulla situazione scolastica del territorio.
organici Covid non riconfermati, infrastrutture carenti e precari non ancora stabilizzati. È un primo dato che ci fa capire come bisogna intervenire anche per far cessare questo spopolamento e come la scuola sia comunque importante da un punto di vista dello sviluppo di questa regione. Torneranno, noi speriamo sicuramente con la voglia di iniziare un nuovo anno scolastico, anche grazie al grande impegno che anche in questi giorni, ma non è mai finito, è stato posto da parte di tutti gli operatori scolastici, docenti, personale ATA, dirigenti, operatori degli uffici scolastici. Manca però, è mancato forse, un impegno ulteriore da parte della classe politica, di chi governa questo paese, perché a noi sembra che tutte le problematiche che abbiamo denunciato l'anno scorso non sono state risolte. Quali in particolare? In particolare c'è il tema degli organici, un potenziamento degli organici che potesse garantire una scuola di qualità. Noi attualmente abbiamo ancora degli organici insufficienti e rispetto all'anno scorso anche in Abruzzo per esempio avremo la mancata conferma dell'organico Covid, circa 2.000 lavoratori in meno che hanno garantito per esempio le sanificazioni, gli sdoppiamenti delle classi, un sistema di sicurezza e di garanzie che quest'anno non potrà essere posto in essere. Situazione preoccupante anche in provincia di Teramo, dove per il segretario provinciale della FLC-CGL Sergio Sorella il 12 settembre mancheranno all'appello 800 studenti, mentre non sono stati riconfermati 600 operatori scolastici. Particolarmente delicata la situazione nelle scuole di Roseto e Giulianova, dove sono complessivamente 500 i ragazzi ucraini da integrare. Per tutte queste ragioni, venerdì 12 settembre è stata indetta una manifestazione di protesta sotto l'ufficio scolastico provinciale di Teramo. Poi c'è un altro tema, che è quello del precariato. Abbiamo comunque sia una grandissima percentuale di precari, manca la continuità didattica anche e soprattutto in alcuni settori, pensiamo ai diversamente abili. Il 20% del personale è tuttora precario, i meccanismi di reclutamento non sono stati modificati, non danno quelle certezze necessarie. Poi c'è tutto il tema relativo ovviamente alla necessità di investire sui nostri settori anche da un punto di vista delle strutture, dell'edilizia scolastica, perché mancano per esempio anche le cose basilari, pensiamo agli impianti di areazione, piuttosto che sprecare risorse con banchi a rotelle e mille rivoli bisognava intervenire strutturalmente su questi temi. Dopo 7 anni dal terremoto del 2016 sono ancora 700 i nuclei familiari nel comune di Teramo a vivere fuori casa e a richiedere il contributo di autonoma sistemazione. La scadenza per la domanda del CAS è prevista per il 15 settembre prossimo. L'amministrazione comunale invita i cittadini a recarsi nello sportello dedicato al Parco della Scienza, dove i volontari del CSV Teramo aiuteranno l'utenza a compilare le richieste. Nel comune di Teramo sono 700 i nuclei familiari che vivono ancora fuori casa dopo il terremoto del 2016. La maggior parte di loro è rappresentata dagli inquilini ATER. Ad ogni famiglia viene assegnata una cifra per l'autonoma sistemazione con un costo bimestrale di 1.200.000 euro erogati dalla Protezione Civile ma anticipati dall'amministrazione comunale. Il 15 settembre il termine ultimo per richiedere il contributo CAS e il Comune ha messo a disposizione degli utenti uno sportello al Parco della Scienza dove i volontari del CSV di Teramo assistono i cittadini nel compilare la richiesta. Doveroso da parte dell'amministrazione è un ringraziamento al CSV che si è messo a disposizione per l'apertura di questi due punti, questi due sportelli che servono soprattutto per dare aiuto a tutte quelle persone che devono ripresentare la domanda per i requisiti del CAS e che in questa nuova forma, cioè questa telematica, avevano avuto grandi disagi. Il 15 settembre è la data ultima per presentare l'istanza, quindi oggi noi ricordiamo a tutti quanti di venire qui di recarsi agli sportelli e di presentare la domanda, pena altrimenti esclusione dal CAS. Quante persone hanno bisogno del CAS? Attualmente contiamo ancora 700 nuclei, la gran parte dei nuclei è riferita agli inquilini delle case ATER, quindi dell'edilizia popolare, mentre l'edilizia privata sta andando avanti, quindi bene o male molti nuclei sono rientrati in casa. Ogni 2 mesi il Comune di Teramo ha deciso da quest'anno di anticipare il CAS, quindi con fondi propri che poi verranno rifondati con i soldi della Protezione Civile che purtroppo è spesso in ritardo.
E se la ricostruzione privata procede abbastanza celermente, il sindaco D'Alberto parla dell'80% di pratiche risolte, la ricostruzione pubblica segna il passo e i cittadini sono davvero esausti. Molti di loro vivono ancora in albergo da 7 anni. In maniera sinergica dobbiamo portare avanti questa ricostruzione perché non è più concepibile che gli abitanti dell'edilizia popolare stiano ancora fuori casa. Dal 2016 ad oggi, qual è la sua storia? La mia storia è uguale a tutti gli altri paesani di Spiano, che stiamo attendendo che si faccia tutte le abrogazioni delle case e su non è mai stato possibile dal 2016 adesso avere qualcuno che si impegnasse veramente a ricostruire il paese. Siamo abbandonati a noi stessi. Presa d'assalto dai vandali l'ex casa dello studente di Chieti nel cuore della villa comunale e di proprietà della regione Abruzzo. A denunciare lo stato di abbandono un video postato sui social. Cancello aperto e degrado dappertutto. Stiamo parlando della situazione in cui versa oggi l'ex casa dello studente ed ex centro servizi culturali della regione Abruzzo di Chieti, chiuso dopo il terremoto del 2016. L'indignazione popolare scattata a seguito del video denuncia realizzato dal regista Fabrizio Franceschelli e postato sui social che in poche ore è diventato virale. La prima cosa che rimbalza agli occhi dell'autore del video sono i diversi volumi dell'enciclopedia Treccani con valore di mercato che può superare il migliaia di euro, usati come spessori per rialzare trampolini con cui saltare con gli skateboard. E poi tanti libri lasciati marcire in mezzo a pozzanghere d'acqua, estintori, non mancano anche segnali stradali. La cosa non è certo migliore all'interno, porte divelte, vetri rotti, scaffali buttati a terra oltre a scritte su scrivanie e muri. Come detto, il video ha fatto subito il giro del web, scatenando di conseguenza anche la reazione della politica. Nonostante i soldi spesi per la sua ristrutturazione, la regione Abruzzo ha ritenuto di mantenerlo chiuso e in preda a un progressivo deterioramento. Il commento del sindaco Diego Ferrara e del vice sindaco e assessore alla cultura Paolo De Cesare. Come amministrazione comunale proseguono, abbiamo le mani legate, non essendo l'ente proprietario, e nulla possiamo fare se non sollecitare chi di dovere. È indispensabile che la struttura torni attiva perché si trova nel cuore della città e non può restare in queste condizioni. La regione faccia presto. Noi, concludono gli amministratori, siamo pronti a fare la nostra parte affinché quegli spazi, patrimonio di tutti, non finiscano preda del tempo e dei vandali. Ad incalzare la giunta Marsiglio anche le opposizioni in consiglio regionale. Questa condizione di degrado rappresenta il fallimento di una visione politica miope, concentrata fin dal suo insediamento più nella spartizione delle poltrone che nella gestione della cosa pubblica. E il duro messaggio inviato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Barbara Stella è per cui la situazione in cui versa la biblioteca sarà oggetto di un'interpellanza regionale. A distanza di 24 ore il degrado, quantomeno quello del piazzale, è stato ripristinato, così come testimoniano anche le immagini. A chiederlo al presidente Marsiglio il gruppo consigliare comunale di Fratelli d'Italia, ora al lavoro per riconsegnare la struttura al pubblico per un uso collettivo nel più breve tempo possibile. Adesso cambiamo argomento e parliamo di sport. Pescara pronto al debutto in campionato. Subito un match di cartello all'Adriatico contro l'Avellino, ore 20:30. Assenti i soli Creco e Aloi, mentre gli ultimi arrivati Palmiero e Brosco partiranno dalla panchina. In difesa Ingrosso e Pelacani, delle Monache e Guabà favoriti sul Collai e Craia. Il tecnico biancazzurro Colombo ha presentato il match e ha parlato di tifosi che hanno incoraggiato la squadra durante la rifinitura. Ascoltiamo. Finalmente si gioca, la prima cosa che mi viene da dire. Poi è chiaro che c'è grande motivazione, grande voglia di giocare davanti al proprio pubblico. Anche oggi c'è stata la testimonianza della Curva Nord di grande vicinanza e di grande sostegno a questi ragazzi, a patto che si rispetti un po' il dogma che tutte le tifoserie vogliono, che è quello di, insomma, di onorare la maglia, ed è un dovere professionale di ognuno di noi al di là della piazza. Quindi a maggior ragione che si gioca in un contesto come quello di Pescara. Come ci si arriva? Si arriva sicuramente con un discreto livello di preparazione. Le amichevoli hanno avuto degli alti e dei bassi, come è normale magari che ci sia in preparazione. Ora con il mercato si è completata la rosa, chiaramente chi è appena arrivato ha bisogno di tempo per alcuni,
hanno bisogno di tempo per trovare la forma, altri potrebbero essere già a buon punto perché Desogus ha giocato, comunque lo stesso Vergani si è sempre allenato con il gruppo squadra, forse gli manca la partita, per cui ci sono varie condizioni di chi è arrivato da tenere sott'occhio. Per il resto poi abbiamo, come hai detto bene tu, un big match pronti via, dove conterà secondo me soprattutto una cosa: a un certo punto, chiaro che l'approccio fa sempre la differenza, ma a lungo andare, dove la condizione potrebbe venire meno da entrambe le parti, chi avrà più voglia di portare a casa la partita attraverso la determinazione, la capacità di soffrire, la determinazione, che devono essere armi comunque sempre valide, ma a maggior ragione in queste prime fasi di una stagione dove la condizione può essere non ottimale, diventeranno fondamentali, perché mi aspetto magari che verso la fine le squadre possano, mi auguro di no la nostra, però è tutto possibile che si allunghino gli spazi e lì ci sia un'altra partita rispetto a quello che può essere l'inizio. Avellino è una squadra simile alla nostra, nel senso che sta vivendo un momento di cambiamento radicale della rosa, ha preso dei giocatori mix con giovani che l'anno scorso hanno fatto un buon campionato, Guadagni, Russo, Ricciardi, e comunque hanno delle sicurezze, delle certezze, quindi grande rispetto, e poi tutto qui, nel senso che poi anche noi dobbiamo incutere il giusto timore, ma lo dobbiamo fare al di là del blasone del nome, attraverso una prestazione che è fatta comunque, deve essere fatta di sostanza ancora prima che di tecnica. Punto stampa in comune a Teramo col sindaco Gian Guido D'Alberto e la commissione presieduta dall'avvocato Gianni Gebbia e dall'altro legale Antonio Paoluzzi per confermare che la SSD Città di Teramo giocherà nel campionato di promozione. La scelta del comitato regionale Abruzzo è ricaduto sul girone B. Sindaco, dalla Serie C alla promozione è un brutto salto, però insomma per quelle che erano state le premesse negli ultimi giorni è comunque un risultato. Ma in realtà non c'è un salto dalla Serie C alla promozione, perché chi era in Serie C non c'è più. Stiamo parlando di un altro soggetto, di un'altra società che è nata in queste settimane, è nata per un percorso ed un progetto diverso e per dare continuità al calcio teramano. Come ho detto all'inizio di questa conferenza stampa, oltre a ringraziarvi per l'attività che avete svolto in queste settimane come comunicazione, perché era molto delicato e molto importante, ieri sera ci siamo svegliati in terza categoria come società Città di Teramo, siamo andati a dormire nella notte ieri sera in promozione, nel senso che c'è stata un'interlocuzione tale per cui chi doveva valutare ha preso atto dello straordinario lavoro che è stato fatto nel corso di queste settimane per poter offrire una opportunità e un'occasione di continuità al calcio teramano, con una presa di posizione da parte della federazione che io non commento, ma che comunque ha fortemente fatto capire che siamo stati penalizzati dal protrarsi dei ricorsi. Se non ci fosse stato il ricorso al Consiglio di Stato, la questione si sarebbe potuta discutere nei primi giorni del mese di agosto, quando eravamo pronti a partire, così come è stato per il Novara ad esempio lo scorso anno. La scelta legittima è stata altra, ma questo di fatto ha fatto protrarre i tempi in uno stato, in una condizione tale per cui il 26 agosto alla consegna di tutta la documentazione assolutamente legittima, corretta, non è stato possibile attivare l'articolo 52 per quanto riguarda la Serie D e l'eccellenza. E devo dire che solo il fatto di aver lavorato per avere una società che comunque deve dare e può dare continuità al calcio teramano ci ha consentito di raggiungere la prima categoria utile sotto l'eccellenza. Lo stadio della città di Teramo è il Bonolis. È ovvio che oggi però parliamo di una condizione comunque diversa e che comunque non può che partire dall'interlocuzione con la società che è nata e che parte con
e parte in un percorso che dovrà vedere il supporto da parte di tutti. So che è difficile, è stato difficile nel 2008, ma lì c'è stata una risposta importante da parte di tutti e lo stesso entusiasmo, anche di più, perché i presupposti ci sono, ripeto, perché c'è proprio un coinvolgimento di tutto il mondo giovanile, dovranno essere replicati per supportare questo gruppo di imprenditori che si è messo in gioco, ha dato conferma di voler portare avanti anche il campionato, il calcio della mano nel campionato di promozione per poter trovare da qui a breve la giusta dimensione calcistica e sportiva che Teramo merita e che per le ragioni che sappiamo oggi non è. Con questa notizia termina l'edizione del TG6 La Settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.